tipo, cosa servono le fotografie? Sia ciò che sono state fatte, sia quelle che saranno fatte, che ruolo avranno queste fotografie in futuro? Ci sono molti aspetti diversi dietro questa domanda, nel senso che certo. A cosa servono? Dovrebbero servire alla stessa cosa da sempre, cioè a creare documentazione e a creare memoria. A cosa serviranno vale la stessa identica definizione, però tutti quanti sappiamo, si è aperto un vastissimo dibattito sulla cosa che molto probabilmente la gran parte dell'archivio che si sta, di memoria e documentazione che si sta costruendo adesso non sopravviverà a causa del decadimento, come dire, del deterioramento del pixel. Tutti noi pensavamo che essendo virtuale sarebbe stato eterno e tutti noi abbiamo verificato che basta un cambio di tecnologia piuttosto che la caduta di un hard disk, piuttosto che il furto di un hard disk o di un computer e il tuo archivio è a finire. Invece viene ritrovata una valigia di negativi di Robert Capa in fondo al mare, lavato in acqua distillata, appesa ad asciugare per acqua nuova. Questo automaticamente crea un problema. La diffidenza che si sta generando nei confronti della fotografia e in particolare del fotogiornalismo. Se io devo diffidare di una foto di moda, di una parodia, di un set, di un allestimento, fa parte di un campo dell'espressione artistica. Ma se io devo diffidare di un documento giornalistico, perché per me un documento fotogiornalistico equivale assolutamente a un documento giornalistico, allora lì si crea un problema. E questa cosa la possiamo verificare anche solo dalla quantità di premi internazionali assegnati e poi revocati, anche solo per la quantità di volte in cui la giuria di un premio è costretta a chiederti di file raw per fare delle verifiche, che è come dire a un fotografo portami negativi se no non mi fido. Tutto questo processo, che per me è un po' degenerativo della qualità del fotogiornalismo, è iniziato prima con il famoso eccesso di post-produzione, per cui si è iniziato a revocare premi dichiarando che era per un eccesso di post-produzione. Però dall'eccesso di post-produzione, che quindi cercava un effetto fotografico in un documento giornalistico, si è passati allo step successivo estremamente più inquietante, che è la costruzione, l'allestimento di una foto di reportage. E quello, insomma, ci sono diverse teorie, c'è chi lo considera lecito e chi lo considera un'invenzione, c'è chi ti dice io ho rifatto una foto identica a quella che sarebbe stata il reale, ma se la rifaccio la posso illuminare meglio. Ora, dire ho fatto una foto verosimile non è come dire ho fotografato una situazione vera. Anche se ti dice ma la realtà è quella, se per il solo fatto che tu la ricrei invece che riprodurla, contiene un tale margine di ambiguità che secondo me ti pone automaticamente fuori dal fotogiornalismo. Questo lo dico perché sempre più WordPress Photo, che sono il premio del fotogiornalismo, mi permetto di ricordare che dentro il WordPress Photo c'è quella parolina press che ha ancora un significato,
ogni anno sono sempre di più gli incidenti che si verificano dopo aver assegnato il premio. Dallo scoprire che una didascalia era stata corretta, manipolata, allo scoprire che una foto era stata, come dire, troppo vistosamente costruita per le luci, per l'allestimento e cose del genere. E questa cosa è sempre accaduta, ma avevamo meno metodi per rendercene conto. Questo autorizza a fare più o meno quello che si vuole, ma io mi permetto di dire che non sono per niente d'accordo, perché voglio dire, c'è una generazione di fotografi e senza nemmeno andare a cercare troppo lontano a livello internazionale, c'è una generazione di fotografi che oggi hanno 60-62 anni, di cui non ti verrebbe mai in mente di dubitare che quella data figura sia stata messa in una posa, che quella fotografia sia stata richiesta, sia stata costruita. Penso a tutta la documentazione del colpo di Stato in Cile di Saglietti, penso a Tano D'Amico, penso perfino ai fotografi più, tra virgolette, nella fase artistica estetizzante, cioè perfino siamo di ritorno da un viaggio con Gianni Berengo Verdin, per sua stessa ammissione, Berengo Verdin ha messo in posa per una foto una sola volta su un archivio di svariate milioni di immagini. Qual per era? Cui, beh, figurati se te lo dico, Berengo poi dici, vabbè, null'altro uscirà dalla mia bocca, che questi fotografi lavorassero in questo modo. Avevano una scala etica che non gli permetteva nemmeno di pensarla, una cosa del genere. In più, ti permetto di ricordare, perché sia riflessione per tutti, che tra i due requisiti, tra i più importanti per l'assegnazione del corpo sfoto, sono che la foto non sia concordata e la foto non sia pagata. Se tu paghi per ottenere uno scatto, il premio non può essere assegnato. Allora, non puoi interpretare liberamente queste due definizioni, cioè mettersi d'accordo per fare un set con luci artificiali sul luogo di un reportage è un falso documento, cioè, o perlomeno puoi farlo, ovviamente puoi farlo, ma devi dichiarare con il massimo dell'onestà e dell'etica che cosa stai facendo. Tant'è che c'è stato un caso di un bravo fotografo, molto bravo, io lo apprezzo molto, che è anche un ottimo regista in termini filmici, che ha vinto un World Press Photo che poi gli è stato revocato e ha fatto discutere l'intero mondo del giornalismo. Poche settimane dopo, un paio di mesi dopo, ha vinto il Sony Award, primo premio, e nessuno ci ha avuto niente da ridire, semplicemente perché quello non è un premio giornalistico, no? E allora insomma, in pratica i linguaggi della fotografia sono molteplici, sono tutti affascinanti, sono tutti molto belli, non c'è quello giusto e quello sbagliato, però sicuramente ci sono le sedi giuste e sbagliate per ogni scelta linguistica e narrativa, cioè se io affronto un tema del reportage con una fotografia di moda, con una tecnica della fotografia di moda che rende tutto artificiale, otterrò sicuramente delle bellissime fotografie, ma la qualità giornalistica del documento è, secondo me, drasticamente compromessa. C'è stato un altro episodio particolarissimo in cui questa volta il film è arrivato in aiuto della fotografia, o perlomeno è servito a svergognare una fotografia. Quest'anno
premio Pulitzer per la fotografia, che non è meno prestigioso del Focus Photo, è stato assegnato a una fotografia in cui si vedevano apparentemente un profugo e che protegge la moglie stesa entrambi stesi sui binari, mentre la cattiva polizia greca li perseguita. Foto di grande impatto emotivo, vinto il premio Pulitzer. Qualche mese dopo è uscito un filmato integrale di quella scena in cui si vede l'uomo che getta la moglie tra i binari e poi si getta anche lui come forma di protesta e che non vuole essere spostato da lì. In tutto questo la donna è terrorizzata. Arriva la polizia che con il massimo delle attenzioni li separa e porta via l'uomo dai binari, mentre la donna ringrazia la polizia in tutte le lingue che conosce. Per cui, allora, anche tu fotografo, al di là di un errore di valutazione di una giuria del premio Pulitzer piuttosto che un WordPress photo, ma tu fotografo che hai fotografato quella cosa e sai benissimo come è andata e sai benissimo che hai l'obbligo di scrivere una didascalia, manipoli l'informazione in questo modo, vuol dire che qui quella famosa parolina press ce la stiamo dimenticando tutti, cioè che siamo giornalisti, abbiamo un dovere di informazione, di verità, di documentazione, cioè dire questa girata alla rovescia mi vende di più per cui io la giro alla rovescia, non si può fare e abbiamo smesso di rendercene conto. Cioè quando Shanna diceva la fotografia non mente ma il fotografo sa essere un gran bel bugiardo, è vero. Se non ritroviamo una scala etica di questa professione, grazie signori, il problema diventerà sempre più impellente, urgente, e ti ripeto, la vera sensazione che si ha è una sfiducia nel documento fotografico, diffusa nel pubblico, diffusa nelle giurie che devono valutare i lavori, che tant'è vero ti chiedono 1500 verifiche, ma perché evidentemente il primo che ha smesso di porsi questo problema è il fotografo. No, grazie.